Buonasera, è venerdì, sono le 8, mi sto preparando un'insalata perché anche oggi io eviterei di accendere i fornelli. Allora, sono le 9:30, ho mangiato l'insalata e dovrei montare il video, ma mi sa che passo questa sera perché ho il ciclo, ho mal di testa, ho mal di pancia. Ho preso un Buscofen, spero che funzioni. Ora ho un po' il terrore di prendere l'aspirina, che era l'unica che funzionava, però in tanti mi avete detto che quando poi sono stata male di stomaco, diciamo, che molto probabilmente era stata l'aspirina. Quindi tra i due mali preferisco il mal di testa che passare la notte in bagno, sinceramente. Anche se l'altra volta comunque le avevo prese per 2 o 3 giorni consecutivi prima di avere, diciamo, l'effetto collaterale. Però appunto non sono in forma col mal di testa a mettermi a montare il video. Farò domani, però vorrei riuscire a montarlo la mattina, così il pomeriggio, se sto decentemente, per starnutito, do la seconda mano di vernice alla porta. Così poi, fatta quella, possiamo andare avanti con le altre porte, che quelle le faccio con il rullo. Comunque bella quella vernice lì, riprenderò la stessa se c'è su Amazon, che costava anche poco, ha asciugato super velocemente. E ora vado a sistemare la cucina. Intanto qui la situazione sta degenerando. Sono raddoppiati, erano due, ora sono 4. La Pepper mi si è messa sulla gamba, mi sta facendo un caldo. Il coro di Fusa, non so se lo sentite. Pronta per la nonna, buonanotte. Buongiorno, è sabato, sono 7:30. Mi sono fatto il caffè e poi mi metterò a pulire. Marco è andato a fare le analisi, quindi quando torna sicuramente andremo a fare colazione. Non è programma nient'altro, quindi ormai mi sono rassegnata. Ora lui l'altro giorno mi ha portato all'IKEA, quindi è a posto, basta. Comunque io tanto stamattina pulisco, monto il video, faccio le mie cose. Ho macchiato il pigiama con il caffè. Ho messo pulito ieri sera. Ho subito messo una lavatrice stamattina, visto che Marco non c'è. Allora, niente, siamo tornati, abbiamo fatto colazione, siamo tornati a casa. Esattamente quello che mi aspettavo. Comunque, sono le 9. E vado a cambiarmi e niente, metto a pulire casa, cambio le lenzuola. Allora, pulizie fatte. Stamattina devo messere cuffiette con la musica, con la playlist degli Imagine Dragons. Ho fatto tutto. Cambiato le lenzuola, poi tutta la casa, i bagni, tutto per benino. L'unica cosa che mi rimane da fare adesso è lo Swiffer, però lo faccio dopo, anche perché adesso sto ancora asciugando il pavimento. Comunque sono le 11 meno 10, intanto inizio a montare il video. Mi sono fatta un panino con l'hamburger vegetariano, insalata e maionese. Sono le 2:30, finito il panino sono andata a vedere una puntata di One Piece con Franci e adesso direi che ci mettiamo a dare la seconda mano di vernice alla porta. Avrei dovuto stuccarla prima in alcuni punti. Però mi sa che lo stucco ci mette un bel po' a seccare bene, tipo 24 ore prima di poterci verniciare sopra. Quindi ora vernicio e lo stucco poi casomai ce lo do dopo. Tanto comunque lo stucco è bianco, secondo me non si nota. Quindi mettiamoci all'opera. Lucy.
losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Sono a buon punto, ho fatto tutte le parti, sono partita dal basso fin dove arrivo, quindi mi manca giusto l'ultimo pezzetto in alto e che devo fare ovviamente con la scaletta. Che odio questa porta con tutte quelle stecche. Questa qua inizialmente avevo provato a mettere tutto lo scotch intorno alla cornice, è stato lì che ho capito che era meglio pulire dopo dove sporcavo piuttosto che star lì a mettere tutto lo scotch, che poi lo devi mettere perfetto altrimenti è inutile, no? Ok, vado a finire l'ultimo pezzetto e con questa porta abbiamo chiuso, a parte che la devo stuccare. Ce l'ho fatta, yeah! Da notare la differenza di questa cornice è quella, cioè, sono troppo contenta. Ovviamente lo so che non è perfetta e che una terza passata la renderebbe, ma non dico perfetta perché comunque io non è che sia un'esperta in dipingere porte, però sicuramente sarebbe ancora meglio, ma a me già così piace tantissimo. Ok, ora metto a posto e mi mangio una fetta di cucumero. Ho cambiato idea, ho preso due fette di melone. Allora, abbiamo fatto un po' di compiti con Francia, adesso vi faccio l'impasto per le crepe. Mentre l'impasto per le crepe riposa, io mi faccio la doccia, finalmente. Ok, doccia fatta, ho fatto le treccine, così domattina ho i capelli belli mossi e almeno adesso sto freddo. Che salta da un letto all'altro e almeno adesso sto fresca. Allora sono le 8, non abbiamo ancora cenato ma abbiamo fatto aperitivo, insomma, vabbè, la birretta e le patatine. Solo che mi aveva mandato un messaggio il signore del quinto piano, che io ho visto due ore dopo, vabbè, che mi chiedeva se andavo a spostare i divanetti sul terrazzo perché a quanto pare domattina piove, cioè domani c'è proprio un temporale qua. Lui lo sapeva, io no. E sul momento gli ho detto vabbè, ci vado domattina. Però adesso riflettendoci pensavo che è meglio se ci vado subito stasera, perché io poi, conoscendomi, sto col pensiero fino a domattina che devo andare a fare questa cosa, quindi preferisco a questo punto andarci subito. Adesso andiamo a spostare questi divanetti e mi tolgo il pensiero, anche perché se poi domattina piove mi tocca spostarli sotto l'acqua, a quanto pare già dalle 8 domattina inizia a piovere, quindi non so quanto sia attendibile il meteo, però perché rischiare? Quindi niente, mi cambio e andiamo dal signore del quinto piano a spostare i divanetti. Ok, missione compiuta. E è venuto su anche Marco con me a darmi una mano, almeno fatto prima. Anche se ero un po' in paranoia perché lì c'è tutte le telecamere, però vabbè, anche se mi avesse vista, è venuto a darmi una mano a spostare il divano, quindi. Ora sono le 8:30, quindi vado a vedere Francesco cosa vuole mangiare. Io penso che mangerò uno yogurt, massimo un panino. E niente, io per oggi vi saluto, vi ringrazio tantissimo della compagnia e ci vediamo domani.